Ecco che stanno per partire con la quinta ed ultima tappa del Tour d'Arpen. Verrà proclamato il vincitore. Roberto si alleggerisce un altro po' il caccolone sulla narice destra che gli dà un po' fastidio. Vediamo Massimo con Domenico Manente e Roberto Il Patino. Domenico Manente stava ancora urlando contro Roberto, inveiva contro Roberto Il Patino, sempre per il fatto della spinta che prima ha ricevuto Roberto Patino, secondo Manente, dall'avvocato e da un membro del suo gruppo, da Sergio Ecco Martino. qua, partiti alla volta di Trepanico. La prima salita è un po' più Questa è una salita, complicata. è una salita abbastanza difficile quella di Trepanico. Infatti Team Isola ecco in prima l'ammiraglia che posizione. passa avanti a tutti. Con il tavolo sopra. Siamo i due che si sfidano, Roberto il Patino. Il gruppo si è ricompattato perché dopo la sosta di ristoro e dopo le Ecco. polemiche che sono scaturite dalle esternazioni dei due massimi contendenti, si è ricompattato e stanno dirigendosi alla volta di Arpino. Vediamo la moto che risale il gruppo. Gruppo ancora compatto, il Guidato da Patino. Roberto il Patino in questo momento, ma E ci c'è sono la tre fuga. fuggitivi, sì, tre La in fuga dei fuga. ragazzi di Isola del Lirio con alla volta con Con Carletto dietro Iannazzi, Camilo attenzione. Iannazzi. Carletto Iannazzi che nonostante le difficoltà che ha avuto quando è accaduto, quindi con il sangue e tutta la medicazione, riesce comunque a fare lo scatto ed entrare in una fuga. Carletto Iannazzi. Belle immagini con il tramonto sulle nostre terre. Ecco ancora i tre fuggitivi, comunque il gruppo dietro ha quasi ricucito il distacco con Grazie al lavoro Massimo, di Massimo manca quasi Lauro. circa 1 chilometro all'arrivo. Bambino 2 con una pedalata molto agile. Grande bambino 2 che si sta Bambino comportando 2. bene quest'anno al Tour, come aveva dimostrato l'anno scorso le sue Roberto Il Patino doti. respira. Attenzione, queste sono immagini forti, chiare. Con Roberto Il Patino che respira, cerca di dosare anche lui le sue forze. Domenico Manente che è rimasto indietro. Indietro lo segue Paolo mentre Federico si affianca al Patino che respira con il lato sinistro della bocca. Come a Rocky Balboa, ricordiamo come a Rocky Balboa quando combatteva con Ivan Drago. Vediamo lo sforzo di Paolo in questa salita. Ecco tutto il gruppo. Abbiamo visto il nero di Isola del Liri. Claudio Sera, Federico Rea, Federico Corsetti, Roberto Il Patino, Luca Ugo, dietro a 3-4 metri di distacco, mantiene la ruota Domenico Manente con la maglia gialla fosforescente come la Saxo Bank, quella di Contador. Ed Uno ecco che Sera addirittura ha fatto rientra, indietro. il compagno di squadra di Domenico Manente. Ah, ri è ritornato per dargli manforte. E difatti, vedete, Manente sta riguadagnando terreno. Lo Non affianca e lo lo studia. No, affianca, ha invece il tentato lo Patino ha scatto, ma il ancora uno Patino scatto. ha rilanciato. Federico aspetta il Patino e il Patino non si è fatto sorprendere da Manente che lo aveva affiancato. Fuorisella! Fuorisella di Roberto Il Patino! Sulle strade di Trepanico, Roberto Il Patino scandisce il ritmo del quintetto delle squadre più forti del Tour d'Arpen. Bellissime queste immagini, Una Paolo. sfida a Coppi Bartali, Pantani Tonkov e qui Patino Manente. Su queste salite si deciderà il Tour d'Arpen. Due italiani, due arpinati, uno dai Vagni e l'altro dall'Arco. Con precedenti di altre località o no, Angelo? Prima dove stava Manente? Sempre all'Arco? Sempre all'arco, sì. Qui è proprio Archigiano Doc. Sempre all'arco, sì. Patino dei Vagni, quindi Sembra si allena bene su quelle di grandi assistere a salite. quelle sfide di una volta di Felice Gimondi, Eddy Merckx. Roger de Vlaeminck, eh? Eddy Vi Merckx. ricordate questi nomi mitici? Sì, dicevi Paolo, nelle strade dei Vagni, la strada che porta da Tarallo, Sì. scende giù da Patino, scende giù da Canile e poi va a Canile. Charly. Diciamo quelle sono grandi salite usate, Siamo sfruttate. proprio agli sforzi finali, eh? E vediamo come il Siamo agli sforzi Patino. finali, ci stiamo avvicinando in prossimità del Ponte Lungo. Sì, siamo quasi per arrivare. Il Patino comunque ha retto, ma Manente
che si è allenato per via greca, soprattutto di corsa. La via greca, la via che porta dalle suore, dalle monache, e arriva fino a su, no, a casa di Mirko Mancini, che quest'anno anche lui grande assente della tappa. Quindi, ricapitolando la corsa, Paolo, la tappa. Vediamo adesso Domenico Manente, che grazie al lavoro di Claudio Sera si è riuscito a portare più in avanti e a staccare di 5 metri Roberto Il Patino. Attenzione, ah, non, Angelo. Non capiamo che cosa sta succedendo. Ci sono i carabinieri. Non vorrei che qualcuno avesse chiamato le forze dell'ordine. Ma no, forse si tratta soltanto di un normale servizio di perlustrazione. Vediamo un attimo, hanno fermato una vettura. Sì, ma stanno aspettando qualcuno, Angelo. Sono passati i primi. È evidente, guarda, stanno aspettando qualcuno. Ecco, forse c'è anche una signora molto bella, molto carina, non so chi sia. Ma vediamo l'arrivo, ecco il team di Isaelliri che arriva. Con una bella impennata davanti ai carabinieri, però comunque ha il casco, non può essere fermato. Una sosta breve faremo davanti prima del Ponte Lungo. Casa ecco, di Scevelina. Manente ha recuperato un bel tratto di strada, forse una decina di metri, nei confronti di Patino. Patino lo vedo molto affaticato. 10 metri che in queste salite possono essere tradotti in una trentina di secondi, 20 secondi buoni. Il ritmo è basso qua. Quando ci sono pendenze del 20-22%, come in questo caso. E quindi adesso che arrivano i più forti, Domenico Manente e Roberto Il Patino, una breve sosta che poi si partirà per l'ultimissima tappa, uno sprint finale che porterà con il traguardo in Piazza Municipio a 60 all'ora di velocità davanti al popolo di Arpino. Ecco i carabinieri che forse sappiamo, eccoli qua tutti quanti riuniti, sappiamo che fuori porta già si è creato un gruppo di persone che stanno aspettando l'arrivo. Quindi ecco subito la partenza, avevamo detto una breve sosta e stanno ripartendo in questo momento. Scortati dai carabinieri, che anche loro hanno voluto appoggiare la nostra manifestazione, hanno voluto partecipare al tour di prepotenza. Una delle macchine sul Ponte Lungo della giuria sta andando avanti. Sì, ecco, mi pare l'ammiraglia riprende la posizione avanti, la signora carina continua sempre a passeggiare. E sì, adesso sono abbastanza compatti, si sentono gli incitamenti per Il Patino. Siamo veramente al rush finale, come dice Angelo, con Domenico Manente che si è portato avanti a tutti, con Massimo Lauro e Bambino 2 dietro adesso, che lo scortano. Attenzione a Carletto, sì, Iannazzi. Carletto, nonostante la caduta, è ancora sempre bello pimpante e scattante. Ci sì. Siamo per portare all'ultimo strappo, all'ultimo qua. Sprint, all'ultime curve che portano poi ai palazzi di Gravaldi, sì, poi passeremo davanti a Cianfarani e poi ci sarà la volata finale nel lungo viale del Belvedere che porta poi al traguardo che si trova in Piazza Municipio. Angelo, è vero anche che certo. Chi si porta avanti al viale del Belvedere chi entra nel budello, chiamiamolo così, nel budello della strada di Arpino ha vinto la corsa, esatto, infatti si stanno portando tutti, non può essere assolutamente superato da nessun altro, infatti in questo momento si stanno tutti quanti portando avanti a tutto per poter scegliere la posizione migliore per fare lo scatto finale. Sì, eccolo qua, ecco, lo sapevamo, Il Patino sta dando il meglio di se stesso, sta esplodendo letteralmente, è qualcosa di meraviglioso vederlo pedalare in scioltezza. Ecco cosa, la grinta, si vede che stringe i denti perché sta negli sforzi finali, proprio nelle ultime, speriamo che facendo uno sforzo finale non gli venga il rotto come gli è venuto giù al Ciro. Quindi Patino davanti a tutti che in bocca via è del sicuro, Belvedere. Patino sì, scortato addirittura dal Bambino 2. Dal Bambino 2, ecco qua, sì, un momento di
poco chiaro che cosa sta succedendo qui. Sì, la gente sul percorso. si apre la folla come sulle grandi salite del giro. Si apre la folla al passaggio dei corridori. Patino è sempre in testa, imperturbabile, mantiene ancora la prima posizione. Ecco, si spostano tutti quanti, fanno ala al passaggio. Gli applausi della gente al Patino che sta conquistando. Ecco qua, è davanti, oramai non è più possibile prenderlo perché gli ultimi 50 metri, gli ultimi 50 metri sono imprendibili, assolutamente imprendibile. Roberto Il Patino, l'ultimo sprint finale del Tour d'Arpen 2015 davanti al Bar Giulietta, prende le redini della corsa con il Bambino 2 che lo affianca, lo cerca di sorpassare, ma Patino fa un ultimo sprint, lascia i freni, cerca di sorpassare tutti quanti, alza le mani in aria e vince questa seconda edizione del Tour 2015. Roberto Il Patino davanti a tutti, davanti ai suoi rivali di sempre, viene acclamato da tutti quanti i ragazzi. Roberto Il Patino ha vinto anche quest'anno, si libera del casco, vuole respirare prima di festeggiare. Bellissima vittoria di Roberto Il Patino, viene applaudito da tutti quanti, complimenti presi anche ecco, al suo rivale storico di Domenico Manente. Tra i due contendenti, quindi bellissima queste scene, possiamo dire che la diatriba è superata, vogliamo dire che le discrepanze, chiamiamole così, che ci sono state sanate. Bellissime queste immagini con Roberto Il Patino che vince il Tour 2015. Tutti che incitano Il Patino, come sentiamo, è lui il dominatore del Tour d'Arpen, secondo anno consecutivo. Ecco, ripreso gli occhiali, adesso chiamerà qualcuno a casa per dare la buona notizia. È lui il re di Arpino, non avevamo dubbi quest'anno. Ecco, si improvvisa anche vigile per far passare le vetture dopo le difficoltà di Manente. Adesso va in piazza, si va a prendere, non giustamente la, lui il vincitore, gli spetta la gloria, va a prendere giustamente la dose di gloria che gli spetta, ma vedremo un po' che cosa dirà la giuria, perché abbiamo visto delle scene che non volevamo mai vedere, però forse parlerà il risultato sul campo, non lo sappiamo. Questo lo lasciamo poi decidere alla giuria. E ecco che Massimo lo rinfresca. Una vittoria conquistata con la forza, di volontà, con la voglia di vincere, di primeggiare un'altra volta per il secondo anno di fila. Roberto Il Patino sulle strade del suo paese, dove lui è cresciuto, dove lui ha conquistato con la bicicletta tutte quante le salite, le tappe, le grandi vette che contraddistinguono questo paese rispetto a tutti quanti i paesi vicino. Ecco, Domenico Manente, penso che è finito tutto, che non ci sarà nessun reclamo da parte di Manente. Tre panze a col fronte, Domenico Manente, Roberto Il Patino e Maurilio dietro. Tutta la scopina che guarda Roberto Il Patino, il vincitore. Quando ce ne si è permesso? La frega? 108 kg. 108 kg. Io ho detto oggi che io va a vincere, tu mi sei detto che no. Se tu c'è dei lampi alle gambe. E tu me lo sei voluto dire a me. Ho fatto fino alla fine, sono alterato, parli te. Bravo, Patino. Sono fino alla fine. Sei un grande, Patino. Ci prende a scappare, fattene piano, porco mondo. Gira sto cuzzetto. Patino! Ma siamo sicuri che ha vinto, però? Bella questa immagine, pugno al cielo, il naso che tira indietro. Anche le congratulazioni di una signora, della sorella, ecco qua. No, è la madre di Roberto e la Patino. Sorella. Quella è la nipote, Aurora. La nipote, capito. Che ha da poco fatto la comunione. La madre, la signora Antonietta, saluta Roberto,
orgogliosa di avere questo campione in casa, giustamente. Roberto il Patino prende complimenti ormai da tutti. Da dietro si può vedere anche la sagoma dello Zampognaro che sta venendo con il bastone e la Zampogna, eccolo. Non si vede da questa immagine. Aurora, Patino e Antonietta. Le foto di rito con la famiglia. C'è anche lo Zampognaro là dietro che si complimenta anche lui. Orazio. Roberto il Patino, Orazio di Villa Latina. Il suo incedere. Orazio di Villa Latina. Lo Zampognaro soffia vino nella Zampogna. Regala la cornamusa a Roberto. Ecco qua. La puzza di pecora là dietro, porco di dinci. Una bellissima scena, eccola qua. Finalmente questa corsa si è conclusa in maniera. Quindi Orazio di Villa Latina. Meravigliosa. Orazio di Villa Latina e lo Zampognaro. Roberto il Patino il vincitore. Antonietta Caschera e Aurora Fantino. Aurora Fantino che ha fatto la comunione agosto. In questo momento Fernando Casinelli si rimette sopra le braghe, piccolo Casinelli, pari de Gasperis, flash, grafica e foto. Angelo Contucci che si accerta della salute di tutti quanti i ciclisti e lo Zampognaro che in questo momento arriva a dirigere tutti quanti l'orchestra del tour. Allora mandiamo la pubblicità con queste immagini del Baricentro. E passiamo poi subito alla premiazione. Grazie Angelo del supporto tecnico che hai dato a noi quest'anno. Fuori porta. E praticamente mi sono sentito che me la sentivo di fare l'avvocato perché avevo visto Manante in coda e purtroppo ha dovuto tirare la mia coscienza. Però speriamo bene, mi andava bene pure quest'anno. Meno male. Grazie a Dio, E ecco anche le prime parole. Le prime parole del Patino. Qualcuno dice sembriaco quella volta perché lo Zampognaro è un po' alticcio. Quindi l'aria che sta là dentro non è proprio tutta sta. Oh no, Angelo. Vabbè, allora mandiamo la pubblicità. Così ritorniamo poi dopo con le immagini del tour. Grazie, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Appuntamento alla premiazione. Grazie, Angelo. Arrivederci.